Attenzione! A causa di particolari molto cruenti, l'ascolto di questo episodio non è indicato a un pubblico di minori o a persone facilmente impressionabili. A volte, l'unica spiegazione di qualcosa di incomprensibile è quella più banale, circondata da un alone di puro terrore che si fa fatica a realizzare e ad accettare. Questa è una storia che, se non fosse reale, potrebbe essere la trama di un film dell'orrore. Sono Black Pralin e racconto storie nere. Martedì 7 luglio 1987, in una villetta a schiera di via Martin Luther King, a Suisio, ad una ventina di chilometri da Bergamo, una donna sta facendo il bagnetto al suo bambino di 2 anni e mezzo, quando viene interrotta dal suono del campanello. A suonare è una sua vicina, si chiama Marilena Previtali. Da circa un anno, col marito Evelino Agostinelli e le 2 figlie, si è trasferita in una di quelle villette, con i gerani appesi ai balconi. Una zona tranquilla, in un paesino di nemmeno 4.000 abitanti. La signora Marilena è molto spaventata. Dice che deve essere successo qualcosa a sua figlia Tania, di 15 anni. La donna è appena arrivata dal lavoro e, dopo aver suonato, non ha ricevuto alcuna risposta. Ha insistito, ma sua figlia, che deve essere in casa, non le risponde. Era andata verso il garage e aveva capito che Tania era lì dentro. La ragazza le ha farfugliato qualcosa. «Mamma, non posso aprire. Non riesco». Così Marilena era corsa dalla vicina a chiederle di aiutarla ad aprire con la forza la porta del garage. E quando quella porta si apre, la scena che si ritrovano davanti è degna di un film dell'orrore. In un angolo c'è Tania, tremante, inebetita, con lo sguardo nel vuoto. Ha le braccia ferite e sporche di sangue. Anche le mani sono sporche di sangue. La signora Marilena non fa in tempo a capire che cosa sia successo, quando nota qualcosa. Nascosto dietro la Volkswagen che appartiene a suo marito, c'è il corpo di un bambino massacrato in una pozza di sangue. In pochi istanti, da quel garage riecheggiano urla e richieste di aiuto. Il bambino è riverso a terra, è stato colpito alla testa da un martello che si è rotto per la furia con cui è stato aggredito e che si trova lì poco distante. In pochi minuti arrivano i soccorsi, che però sono inutili. Nonostante il medico abbia fatto di tutto per rianimarlo, quel bambino è morto. Si tratta di un omicidio d'impeto, lo dirà il professor Fornari, docente di medicina legale all'Università di Pavia. Ma chi è quel bambino? E soprattutto che ci fa lì dentro? Chi lo ha massacrato in quel modo? Davanti alla villetta di via Martin Luther King sono accorse tantissime persone che hanno sentito arrivare l'ambulanza e i carabinieri. Subito nessuno riconosce quel bambino. Doveva avere i capelli chiari, ma il sangue li ha coperti completamente, al punto che sembrano neri. Dopo mezz'ora, una persona dà un nome a quel corpicino. Si chiamava Christian Mazzola e aveva 8 anni. È stata Suor Domenica delle Sacramentine di Bergamo che l'ha riconosciuto in quanto l'aveva seguito all'asilo. Christian Mazzola è il figlio di Maria Grazia e Giuseppe Mazzola, un'operaia e un carpentiere idraulico. Da poco sono andati ad abitare in un appartamento di via Belvedere 22, a 400 metri dalla villetta del massacro. Christian frequentava le elementari, aveva appena terminato la seconda ed era stato promosso. Era un bambino vispo e molto vivace, un po' pacioccone. In paese lo vedevano spesso mentre giocava o quando andava da solo, fiero come un ometto, a comprare qualcosa per la mamma, che è ignara di tutto quel pomeriggio. Lo sta ancora aspettando a casa. Una tragedia insopportabile si abbatte sui genitori di Christian. Qualcuno ha dovuto spiegare a sua madre che non è tornato perché è stato ammazzato nel garage di una casa poco distante. Quel pomeriggio, intorno alle 16.30, Christian è uscito di casa perché la mamma gli ha dato 10.000 lire per comprare la carne.
quella banconota, è stata ritrovata sul pavimento del garage degli Agostinelli. Il bambino era andato in macelleria, ma si era dimenticato quale tipo di carne la madre volesse. Così la proprietaria del negozio gli aveva suggerito di andare a casa, di farselo scrivere su un bigliettino e di ritornare. Invece Christian a casa non c'è più arrivato. Ma perché è andato a casa della famiglia Agostinelli? Tra le ipotesi, si pensa che volesse salutare la sorellina di Tania, una sua compagna di scuola. Pare che il bambino sia stato visto da alcuni testimoni davanti alla villetta. Tania è sconvolta. Ha un morso e alcune ferite provocate da un coltello sulle braccia e viene portata all'ospedale di Treviglio, dove viene medicata con una prognosi di 10 giorni. Poi i carabinieri la fanno salire su un'auto. Deve essere interrogata dal sostituto procuratore della Repubblica, Gianfranco Mafferri. Gli inquirenti sono convinti che la ragazzina sappia che cosa è successo, ma non sia ancora decisa a raccontare la verità. Durante l'interrogatorio, Tania cade più volte in contraddizione. Chi indaga ha il sospetto che nasconda qualcosa, o meglio, che stia coprendo qualcuno. Quel pomeriggio, quando Christian è arrivato alla villetta, in casa c'era soltanto lei. Lei, Christian, lo conosce. Non si sa se fosse sola o in compagnia di qualcuno. L'ipotesi è che Tania abbia sentito suonare il campanello e, pensando che fosse la sorella minore, abbia aperto, trovandosi invece di fronte Christian. Forse il bambino ha visto qualcosa che non doveva vedere, o qualcuno insieme a Tania che non avrebbe dovuto essere lì. Da quel momento non si sa che cosa sia successo. Il medico legale Giancarlo Borra, l'8 luglio, si occupa dell'autopsia, che dovrà stabilire se determinanti per la morte del piccolo siano state le martellate o le coltellate al torace. Il coltello e il martello che hanno massacrato il bambino sono stati trovati nel garage. Christian e Tania hanno avuto una colluttazione o Tania ha cercato disperatamente di difendersi e di difendere il bambino dalla furia di qualcun altro. Il pomeriggio della tragedia, di fronte a casa degli Agostinelli, arriva a mezzo paese e a un certo punto qualcuno, appoggiandosi alla buca delle lettere, nota per caso un foglio dove c'è scritto: «La vostra vita deve cambiare. Dovete consegnarci subito i soldi, non possiamo più aspettare». Il foglio viene incluso nelle indagini. Dopo un nuovo interrogatorio di 3 ore, Tania, l'8 luglio, viene riaccompagnata a casa intorno alle 19. I genitori sono chiusi nel silenzio e non intendono rilasciare dichiarazioni ai giornalisti. Il medico legale stabilisce che Christian è stato colpito da oltre 60 coltellate, tutte superficiali. Gli inquirenti sono in attesa dell'esito di una perizia tossicologica per stabilire se gli sia stato somministrato qualcosa per renderlo più malleabile. Emergono alcune indiscrezioni a proposito di Tania e della sua vita. Tutti la descrivono come una ragazza educata in maniera molto rigida. Non esce mai la sera e ha l'obbligo di presentare tutte le amiche ai genitori. Siccome la madre e il padre rientrano tardi dal lavoro, Tania si prende cura della sorellina di 9 anni. È una ragazza introversa, ma molto caparbia, che vuole avere sempre ragione. Negli ultimi mesi il suo rendimento scolastico era calato drasticamente. Inoltre a scuola Tania non ci è andata quasi mai. La mattina andava a Bergamo con il pullman, ma senza recarsi a scuola, forse si vedeva con qualcuno. Ha accumulato troppe assenze e anche se avesse continuato a frequentare le lezioni, sarebbe stata bocciata. Infatti si è ritirata prima della fine dell'anno scolastico. Ha spiegato che a scuola non ci andava perché le lezioni la annoiavano e i compagni erano antipatici. La ragazzina usciva di casa e si avviava verso la fermata del pullman. Aspettava che i genitori uscissero e poi tornava a casa. Alla madre, che un paio di volte era tornata a casa prima all'improvviso, Tania aveva detto che non era stata bene ed era rientrata. La domenica andava a messa con la sua famiglia e dopo pranzo al pomeriggio in discoteca. Christian era un bambino molto vivace e molto sveglio per la sua età. In paese dicono che fosse un po' trascurato dai genitori. Il padre è sempre in giro per lavoro. La madre, dicono, spesso usciva e lo lasciava da solo anche di sera, permettendogli di restare in giro per il paese da solo. Si vocifera che il padre fosse stato avvertito dagli assistenti sociali, che lo avevano invitato a non stare troppo a lungo lontano da casa. La maestra di Christian lo descrive come un ragazzino normale che a scuola andava abbastanza bene. Era simpatico, faceva facilmente amicizia, non era certo un bambino introverso.
Sabato 11 luglio, 4 giorni dopo la scoperta del cadavere di Christian, in mattinata Tania viene portata al carcere minorile di Milano. Si tratta di un provvedimento di custodia cautelare provvisoria. La ragazzina ha fornito diverse versioni contraddittorie e le indagini si concentrano nella zona di Bergamo, in particolare nella zona della stazione, dove Tania arrivava ogni mattina col pullman delle 8, senza però quasi mai raggiungere l'istituto magistrale dove era iscritta. A scuola Tania non ci andava mai, al punto che alcuni insegnanti non l'hanno mai conosciuta. Dove andasse e con chi non si sa. Qualcuno si lascia scappare che le indagini si stiano concentrando su una persona in base alle prime dichiarazioni della ragazzina. Pare sia stato anche fermato un ragazzo che però poi è stato rilasciato in quanto assolutamente estraneo alla vicenda. Tania è sempre stata una ragazzina molto chiusa. I suoi genitori si erano anche preoccupati per questo suo atteggiamento. Mangiava poco e le cadevano i capelli. Sua madre ne aveva parlato con il medico di famiglia, il dottor Valtulina, che racconta: quando veniva in ambulatorio cercavo di farla parlare, ma da lei non si cavava che un sì o un no. La madre di Tania, spesso al lavoro, si sfogava con le sue colleghe. Diceva loro di essere molto preoccupata per la figlia, che era svogliata, faceva molte assenze a scuola, dimagriva a vista d'occhio e perdeva i capelli. Marilena Agostinelli l'aveva accompagnata da uno specialista e aveva scoperto che Tania perdeva i capelli non a causa di qualche patologia, ma perché se li strappava. La ragazza, infatti, soffre di tricotillomania. Lo racconta il professor Dino Origlia, psichiatra e psicanalista. Si tratta di una forma diffusa tra adolescenti che corrisponde a una situazione di tensione e non è collegabile all'esistenza di gravi pulsioni di aggressività. I capelli di solito vengono strappati soprattutto sulla fronte e nella parte alta della testa. Chiusa, svogliata a scuola, timida, introversa, ma anche educata e intelligente. Questo racconta chi conosce Tania, una ragazzina che aveva comunque un comportamento non molto diverso da quello di tante altre ragazze della sua età. Ora i suoi genitori sono disperati. Hanno cercato in tutta la casa qualsiasi elemento che possa essere utile a fare luce nella vicenda. Hanno trovato dei bigliettini spiritosi che Tania scriveva alle amiche, fogli di quaderno con considerazioni sulla vita, frasi copiate da romanzi. In questi scritti, Tania dimostra una sensibilità molto meno infantile rispetto a quella che emerge dal diario col lucchetto e la copertina con le farfalle rosa che teneva sul comodino, immaginando che i genitori lo leggessero in sua assenza. Sul diario, Tania scriveva delle frasi come: «Mi piacciono i film di paura. Mi affascina tutto quello che è fantastico. Amo inseguire i confini fra reale e irreale». La prima versione che Tania dà dell'accaduto, mentre trema tutta sporca di sangue, col corpo del bambino a terra, riguarda un suo tentativo di difendersi. Era stato Christian a piombarle in casa e ad aggredirla con un coltello che si era portato e lei si era dovuta difendere. Ripete questa versione anche durante i primi interrogatori, ma le fanno notare che quel coltello arriva dalla cucina di casa sua. Venerdì 10 luglio 1987, Christian riceve l'ultimo saluto. Al funerale partecipa tantissima gente. Ad accompagnare la piccola bara ci sono tutti i suoi compagni di scuola. Durante l'omelia, il parroco Don Salvetti dice: «Di fronte a tanta violenza e davanti al dramma che ha gettato nello sgomento una famiglia, togliendole la serenità, viene da chiedersi perché tanta barbarie su un bambino? Perché questo episodio di violenza?» La reazione più naturale è quella dello sdegno. Non dobbiamo condannare però, ma perdonare, che peraltro non significa dimenticare. Dietro queste cose si nasconde sempre un adulto. Oggi un angelo pacioccone arriverà in paradiso. Gli inquirenti sono certi che Tania sappia che cosa sia successo in quel garage, ma lei continua a raccontare una storia fatta di contraddizioni e reticenza. La ragazzina rimane comunque l'unica sospettata e il suo avvocato difensore, Giuseppe Villa, chiederà una perizia psichiatrica. Sabato 11 luglio c'è un sopralluogo, non solo nel garage, ma anche nelle stanze di casa degli Agostinelli. Sembra che siano state trovate alcune tracce di sangue in alcuni locali dell'abitazione. Intanto Tania deve essere trasferita al Beccaria di Milano, il carcere minorile.
è stata accompagnata in caserma dal capitano Obinu, comandante della compagnia dei carabinieri di Treviglio, col quale ha avuto un colloquio di circa 2 ore. Poi la ragazzina è salita sull'auto che l'ha portata in carcere. Le foto che le hanno scattato i giornalisti la mostrano con i capelli corti che le incorniciano il viso totalmente inespressivo, una camicetta bianca e un paio di jeans. La madre rilascia qualche dichiarazione, a fatica. Non sono in grado di parlare. Non ho neanche la forza di stare in piedi. La ragazzina ha raccontato una nuova versione. Questa volta dice che uno sconosciuto è entrato in casa e ha colpito il bambino. Christian era lì per caso. E allora quale sarebbe il movente? Perché, le domandano, uno sconosciuto dovrebbe entrare in casa tua, disarmato, e poi uccidere a martellate e a coltellate, con un martello e un coltello presi dalla tua cucina, un bambino che è lì per caso e non c'entra nulla? Perché? Ma Tania non risponde. Continua a giurare che l'assassino di Christian sia un ragazzo e ne fa una descrizione precisa. Gli inquirenti stanno cercando di individuare la persona che Tania indica come l'assassino, un uomo che lei non conosce, sui 25-30 anni, alto 1,70 m, occhi celesti, non magro, con una leggera calvizie sulla testa, i capelli lunghi sulla nuca e i denti larghi e radi. È stato compilato anche un identikit e decine di fotografie tratte dagli archivi della polizia sono state mostrate alla ragazza, che non ha saputo individuare il volto dell'omicida. Lunedì 13 luglio, il magistrato Claudio Allegri del Tribunale dei Minori di Brescia, insieme all'avvocato difensore di Tania, Giuseppe Villa, mostra alla ragazzina la foto di un uomo i cui connotati corrispondono a quelli descritti. La risposta di Tania li spiazza. È uguale, ma non è lui. Martedì 14 luglio, Tania è in isolamento e viene interrogata per la terza volta. Trascorre il tempo occupata nelle attività affidate alle detenute del Beccaria: cucito, ricamo, riordinare la biblioteca. La ragazzina è molto riservata. Parla soltanto quando la interpellano, per il resto rimane tutto il giorno da sola. Svolge i compiti che le vengono assegnati e continua a proclamarsi innocente e a dire che Christian è stato ucciso da quel ragazzo misterioso. Sostiene che i tagli che lei stessa ha sulle mani costituirebbero prova dei suoi tentativi disperati di trattenere la furia dell'assassino. Terminate le sue mansioni, Tania torna in cella, si siede sul letto e guarda il soffitto. Dopo 4 giorni, la ragazzina viene nuovamente interrogata in una stanza del carcere minorile. Con lei ci sono il giudice, il suo avvocato difensore e il medico legale Giancarlo Borra, che ha effettuato l'autopsia sul corpo straziato di Christian. Il perito ha dichiarato che quelle ferite non sono state inferte da un adulto. Il giudice del Tribunale dei Minori la guarda negli occhi. Su, Tania, basta con le bugie. Raccontaci la verità, solo così potrò esserti d'aiuto. A quel punto, la ragazzina lascia tutti spiazzati e dice: «Sì, sono stata io a uccidere Christian. Finora ho detto bugie. Adesso vi racconto che cosa è davvero successo». Questo è uno stralcio dell'interrogatorio di Tania Agostinelli, avvenuto in un'aula del carcere minorile di Milano e pubblicato dal quotidiano Corriere della Sera. Era come se mi fossi trovata a vivere in un film di paura, di quelli che si vedono anche alla TV. Christian voleva tornare a casa sua. Io allora gli sono corsa dietro, avevo un coltello in mano. La calma con la quale Tania racconta è agghiacciante. Tutte le ipotesi più assurde che sono state fatte in quei giorni, dai riti satanici a qualche crudele gioco sessuale, all'ipotesi di un terzo uomo, si sgretolano di fronte alla confessione di una ragazzina gracile e timida di soli 15 anni. Per la prima volta, Tania scoppia a piangere, spezzando così per qualche istante la sua freddezza. «Devo pagare per le mie colpe, avvocato. Passerò la vita in carcere, 30-40 anni. Ho rovinato anche i miei genitori. Non dovevano mai sapere che avevo portato il bambino in casa». Secondo la ricostruzione, Tania ha incontrato Christian per la strada. Il bambino stava tornando a casa per farsi dire dalla mamma quello che avrebbe dovuto comprare in macelleria, perché se n'era dimenticato. «Perché non vieni a casa mia?» Gli ho detto: «Non so nemmeno perché». «Ho della posta per tuo padre, recapitata a noi per errore». Così Christian la segue fino a casa, fino in cucina. Gli ho mostrato un cassetto e quando si è accorto che la posta per suo papà non c'era, si è messo a gridare,
«Lasciami uscire!» diceva. Io allora gli sono corsa dietro e in mano mi sono trovata un coltello da cucina. Mi sembrava di recitare in un film. Christian cerca di scappare e scende le scale che vanno verso i garage, inseguito da Tania con quel coltello in mano. E qui iniziano a lottare. Christian è un bambino robusto, ma Tania è più grande, armata e ha addosso una furia incontrollabile. Per 69 volte affonda il coltello nel corpo di quel bambino che muore dissanguato. Il professor Antonio Fornari, docente di medicina legale all'Università di Pavia, nell'immediato aveva affermato che non necessariamente quel brutale omicidio era appannaggio di un pazzo o di un soggetto in preda a sostanze eccitanti. Fornari riteneva inoltre estremamente improbabile che Christian fosse stato aggredito da più di una persona. Subito dopo il delitto, sentendo stringere le indagini attorno a lei, Tania ha scritto un bigliettino che è stato trovato in seguito. «Sono innocente, abbandono questa vita», aveva scritto. Qualcuno sostiene che a soli 15 anni Tania sia poco più di una bambina e che non può aver compiuto da sola una cosa del genere. Lunedì 20 luglio la ragazzina deve chiarire davanti al giudice dei minori se abbia ucciso da sola Christian e lei ribadisce: «Sì, io sola ho ucciso Christian». Secondo l'avvocato difensore Giuseppe Villa non c'è più nulla da scoprire. Il magistrato Gianfranco Maffferri sostiene di non essere ancora del tutto soddisfatto delle indagini. Gli psichiatri parlano di un processo schizofrenico di contesto onirico. È sabato 19 dicembre 1987. Arrivano i risultati della perizia psichiatrica. Tania Agostinelli viene dichiarata totalmente incapace di intendere e di volere. Lo stabilisce la perizia eseguita dai periti Giacomo De Lillo e Vittorio Filippini. Tania, inoltre, è socialmente pericolosa. Uno degli aspetti più agghiaccianti di questa vicenda è che la scelta di Christian come vittima del massacro sia stata del tutto casuale. Tania non poteva sapere che il bambino sarebbe uscito a quell'ora e anche l'uscita di Christian non era stata prevedibile. Era uscito di casa soltanto perché la mamma lo aveva mandato in macelleria. Tania dice di trovarsi bene al Beccaria. Dipinge, scrive. Si è portata due paia di jeans, una tuta e le scarpe da ginnastica. Quei pochi indumenti le bastano. Li lava, li stende ad asciugare su una sedia e se li rimette addosso. Con le altre detenute, Tania non parla. Passa la maggior parte del tempo sola nella sua cella. Un giorno è stato organizzato un concerto, ma lei è voluta subito andare via, tornare in cella. È scoppiata a piangere, dicendo di sentirsi addosso gli occhi di tutti. I suoi genitori hanno ottenuto un permesso per andare a farle visita. Dichiarano ai giornalisti di non aver mai avuto dubbi sulla figlia. A loro sembrava una ragazzina come tante altre. Sì, ogni tanto diceva qualche bugia, come fanno tutti alla sua età. A casa erano arrivate diverse comunicazioni da parte della scuola. La preside aveva provato a contattare la famiglia, ma Tania aveva stracciato tutte quelle comunicazioni arrivate per posta. Giovedì 17 marzo 1988, in un'aula del Tribunale dei Minori, protetta da una schiera di assistenti sociali, Tania scoppia in lacrime quando il presidente legge la sentenza che la dichiara totalmente inferma di mente. L'aspettano 5 anni di manicomio giudiziario. La ragazzina ha raccontato anche una sorta di movente, per quanto assurdo. «I miei erano in difficoltà per pagare il mutuo della casa. Volevo aiutarli, così mi venne l'idea del sequestro. Per liberare Christian pensavo che avremmo potuto intascare 10 milioni di lire». Quel pomeriggio, dunque, Tania aveva pensato di rapire il bambino e di chiedere un riscatto, un piano degno di un film che dimostra la profonda immaturità di questa quindicenne, sempre che ciò che racconta corrisponda alle sue reali intenzioni. Christian è robusto e forte nonostante i suoi 8 anni e con la sua energica reazione sorprende Tania, che vede in quel momento fallire il piano assurdo che aveva architettato. Così ha preso il coltello e ha lottato col bambino fino a trasformare quella lotta in un massacro. Gli avvocati difensori Giuseppe Villa e Alberto Mittoni si sono battuti per strapparla al manicomio criminale. Secondo loro è una ragazza immatura, difficile, ma non è pazza. Dunque bisogna offrirle una possibilità di recupero. Dopo 2 ore di camera di consiglio, i giudici sono andati oltre le richieste del PM che aveva proposto 3 anni di manicomio giudiziario, aumentando la pena a 5 anni. In tutto questo tempo, i genitori di Christian e quelli di Tania non si sono mai rivolti la parola. La famiglia del bambino si è costituita parte civile e ha aperto un procedimento per il risarcimento. Qualunque sia la sentenza,
Nessuno potrà mai più restituirci Christian. Questa è l'unica cosa che dicono. In una fotografia pubblicata dal Corriere della Sera c'è uno zio di Christian che a fatica viene tenuto da un'altra persona mentre sta per scagliarsi contro Tania. Il dolore della famiglia Mazzola è indescrivibile. Giovedì 17 marzo 1988 i difensori di Tania affermano che ricorreranno contro la condanna in manicomio. Secondo i legali, la ragazzina deve essere affidata ad un centro di rieducazione. Tania si trova da 8 mesi al Beccaria di Milano, prosciolta dall'accusa di omicidio volontario per aver ammazzato con 69 coltellate Christian Mazzola, poiché è totalmente incapace di intendere e di volere, ma è stata condannata a 5 anni di manicomio. I giudici avevano 2 strade. Rinviare Tania al Beccaria, al carcere minorile, qualora avessero ritenuto il delitto frutto di una mente sconvolta ma non ancora del tutto compromessa, oppure al contrario mandarla in manicomio, e hanno scelto la seconda soluzione, anche sulla scia della perizia psichiatrica. La ragazzina però forse tornerà al Beccaria. I manicomi giudiziari non hanno sezioni minorili. Solo al compimento del 18° anno per lei potrebbe aprirsi la porta di uno di questi centri. Nei mesi di detenzione al Beccaria, Tania ha vissuto momenti molto difficili a causa della sua profonda immaturità. La villetta a schiera di via Martin Luther King, che appartiene alla famiglia Agostinelli, è sotto sequestro. Anche quando potranno rientrarci, i genitori di Tania non lo faranno. Non vogliono più vivere a Suisio. Hanno proposto di vendere la casa e di offrire il ricavato alla famiglia di Christian come risarcimento. Ma i genitori del bambino vogliono che il risarcimento sia fissato dal giudice. Il 3 luglio del 1989, i giudici della Corte d'Appello di Brescia confermano la condanna a 5 anni in ospedale psichiatrico per Tania Agostinelli, ma prosciolgono la ragazza dall'imputazione di omicidio volontario di Christian. Tania è totalmente incapace di intendere e di volere. La ragazza, nel frattempo, ha seguito un corso di lingue e ha terminato l'anno scolastico. Il processo d'appello è stato rinviato per poterle permettere di concludere gli studi. Di Tania non si sa più nulla. Le cronache non riportano nessuna notizia riguardo eventuali altri reati da lei commessi. Se è ancora viva, oggi ha 52 anni.